insomma, sacrificio, e comunque spesso si porta a un irrigidimento degli arti che ti blocca subito. Allora è necessario invece lavorare anche sulla fluidità del movimento, cercare di sfruttare quanto è possibile l'elasticità naturale del pedale. Ecco perché è fondamentale la scelta del pedale. Cioè il lavoro deve fare il pedale e la molla, il piede guida il pedale. Ok? Quindi questa tecnica qui io la utilizzo, è un po' diciamo l'ABC, per poi affrontare i miei soli. In particolar modo c'è uno ostinato molto, molto complesso che utilizzo nella fase finale del questo solo, dove utilizzo diciamo parecchio questa tecnica qui, ed è un ostinato che mi è stato diciamo ispirato dal rullo sulla marimba, su vari suoni, quel tipo di sound. Mi ha ispirato per questa cosa, perché vedevo anche che lo strumento e come lo utilizzavo si prestava a fare questo gioco di colori rullati, e questo ostinato si muove su un sincopato di ottavi, e ovviamente utilizzando un sottomultiplo che sono 32, cioè rappresentato dai 32esimi, che viene fuori. Un solo sul riscaldamento come tecnica dei pedali, che fai per esempio per studiare scioltezze, so, paradiddles, rulli doppi, che so, o giochi sulle ritmiche proprio dei piedi come esercizio? Allora, per il riscaldamento io sia per le mani che per i piedi veramente faccio cose semplicissime. Per le mani, vabbè, mi hai chiesto i piedi, comunque quasi la stessa cosa. Per le mani colpi singoli, prima singole mani, colpi doppi, paradiddle, flam, ok? E invece per i piedi utilizzo fondamentalmente il colpo singolo, sono esercizi un po' più spezzati. Prima parto appena mattina, di solito studio a batteria, quindi sto molto freddo. Colpi singoli, la tecnica di cui parlavo prima, un po' col destro, un po' col sinistro. Il metronomo da questo punto di vista mi aiuta tantissimo. Poi comincio a metterli insieme, in piccoli gruppi. Cambiando strutture per vedere insomma se sto lucido. Quindi poi creando dei piccoli rulli a tre all'interno della struttura. Ad esempio con quintine.